anzi la faccio vedere a tutti, che non ho mai fatto, perché io in televisione sto sempre con la minigonna e metto le gambe così, così, così. Adesso veramente faccio una cosa che non ho mai fatto. Cosa fai? Brava! Mamma forte, oh. Ma è scusa. No, adesso di che sono belle, cioè provaci perché è veramente dura. Cioè io ti arrivo alla caviglia, quindi per me comunque sono lunghe, però forse ci passa. Vai, passa. Ci passa la testa. Ci passa la testa. Tutta, passo tutta, passo. Effettivamente. Allora, sai come mi chiamavano a scuola? Continuo a star così, forse lo sto forzando un po', ma è la verità. A Marcute ci passa un treno in mezzo alle gambe. Rispetto a tutte le storie che abbiamo sentito e che sentiremo, questo non è il vero bullismo, perché io devo dire la verità, non ci ho sofferto tanto, però vi voglio raccontare questa cosa brevemente. Vide una mia foto con le mie gambe così e decise di vestirmi per tutta un'edizione del mio grande fratello di tanti anni fa con 15 abiti di Chanel, solo per le mie gambe. Allora questo per dirvi che anche un difetto può diventare per tutti noi un punto di forza, perché anche il difetto ci rende unici.